Il punto di partenza, annuncia il presidente designato Antonio Laforgia, è il pieno rispetto della piattaforma programmatica di Progetto Democratico, la coalizione premiata dagli elettori un anno fa. Un intervento, quello di Laforgia, nel segno della continuità, ma anche con forti elementi di novità, a partire dalla accentuazione del tema del federalismo e del ruolo forte ed originale che deve giocare l'Emilia-Romagna, intesa come regione, ma anche come comuni e province. Altre questioni, la riforma dello Stato sociale, dallo Stato sociale ai diritti sociali, il lavoro, la qualità urbana e l'ambiente, la variante di valico e l'alta velocità che vanno realizzate, così l'area metropolitana di Bologna. Infine, e questa è una novità assoluta per come la Forgia ci ha insistito, la grande frontiera delle telecomunicazioni, delle città cablate. Non è possibile, secondo la Forgia, che i governi regionali e i poteri locali assistano come semplici spettatori ad un processo di tale portata. Cambia il presidente, la Forgia già al posto di Pierluigi Bersani, ricorderete, nominato ministro dell'industria, ma il resto della squadra, ha già annunciato la Forgia, rimane immutato.